Bene, sono qui sul palco dell'auditorium del Museo Piaggio. Abbiamo appena terminato una giornata di registrazione con Scott Hamilton in quartetto, quindi con Paolo Biro al piano, Aldo Zunino al contrabbasso e Astrid Kramer alla batteria. Mi fa piacere dire due parole su questo luogo, sulle attrezzature che normalmente mi fanno compagnia quando incido i miei dischi, sia sul palco che sul retropalco. Sul luogo, questo luogo mi affascina moltissimo perché io vado sempre alla ricerca dei luoghi con un'acustica naturale, originale, e normalmente sono teatri, chiese, palazzi, castelli, cantine di vecchi palazzi per fare il jazz. In questo caso siamo in uno spazio che acusticamente mi piace molto, ma che rappresenta un mondo straordinario, il mondo del lavoro, perché qua è la parte più antica dello stabilimento Piaggio, e quindi come nei teatri ci sono le anime di chi ha cantato e ha suonato nei decenni, nel passato, qua c'è l'energia di chi ha lavorato, e questo è straordinario, e questo si sente, io lo sento, e lo sentono anche i musicisti quando montano sul palco. E questo dà a questo luogo un fascino ancora più forte. Siamo senza pubblico, perché io mi sono levato ora la mascherina, perché siamo in tempo di Covid, e quindi le cose o si trasmettono in streaming o in disco, come faccio normalmente, in Super Audio CD o in vinile. Comunque, siamo sul palco, e quindi vedete quelli che per me sono i miei figli, nel senso che sono dei microfoni antichi, anche se sembrano nuovi dal momento che li tengo molto bene, meglio di me stesso, e sono dei microfoni Neumann tedeschi a valvole del 1947, 1948 e 1949. Due di questi sono stati utilizzati, questa coppia, negli studi di Abbey Road con i Beatles, e stavo cercando, ecco, e una coppia di questi M49 sono stati utilizzati da Ella Fitzgerald e Armstrong, quindi sto parlando, diciamo, di incisioni degli anni, dei fini anni 50, primi anni 60. E perché questi microfoni? Perché, come spesso dico quando me lo chiedono, io ascolto musica da quando avevo 10 anni e sono stato educato dai dischi che erano stati registrati con questi microfoni. Io mi sono nutrito di tantissima musica da quando ero piccolo, musica classica, era un po' strano, ma a 10 anni amavo Shostakovich. Ma a parte quello, voglio dire, il suono di questi microfoni, che è stato utilizzato per decenni, tutti gli anni 60, anni 50, anni 60, anni 70, e hanno firmato il suono di tantissime incisioni, delle più grandi incisioni di musica classica, jazz e anche pop. E quando io ho deciso nel 1983, a 23 anni, di creare Phoné, ho sognato di usare questi microfoni per registrare, e ce l'ho fatta, perché di lì a qualche mese avevo la prima coppia di microfoni, poi la seconda, e poi col passare degli anni gli altri. Questi sono gli U47, questo è un U48, questo che è davanti a me. Tutti i cavi, dai cavi microfonici ai cavi di linea, digitali, analogici, sono tutti cavi signor Ricci che io ho progettato e realizzato in azienda. Nel senso che tutto questo, quello che parte, il suono che arriva ai microfoni e che quindi dai microfoni viene catturato, dopo il microfono originale, tutto è stato da me studiato perché la qualità del suono catturato dal microfono rimanesse in tutto il percorso, fino ad arrivare non a un mixer, ve lo farò vedere dopo, perché io sono allergico ai mixer, ma a un miscelatore, a un dosatore proprio di microfoni, progettato e costruito esattamente per soddisfare le caratteristiche e le esigenze di questi specifici microfoni. Qui vedete gli strumenti che abbiamo utilizzato
per la registrazione, ho detto è un quartetto, quindi pianoforte, contrabbasso, batteria e sax, quindi abbiamo qui appunto pianoforte che ho posizionato alla destra del palco. E Scott Hamilton era praticamente in questa posizione, guardava la platea. Qua Aldo Giunino, il contrabbassista, e la batteria di Alfredo. Ecco, io passerei alla regia. Prima di passare alla regia, forse conviene chinarsi un attimo e inquadrare anche questi oggetti, che sono alcuni di questi, perché questi microfoni, ogni microfono ha un alimentatore, uno stadio di preamplificazione e uno stadio di alimentazione studiato sulle specifiche del microfono. Quell'oggetto più grande è un condizionatore di rete, perché soprattutto quando si utilizzano sistemi valvolari, e in questo caso tra l'altro sono sistemi antichi, la corrente deve essere perfettamente pulita. Bene, passiamo alla regia. Ecco, qui siamo in questo spazio dietro diciamo il palco, dove io ho montato la regia. E chi conosce i dischi Phonè sa che ogni mia incisione ha un doppio master, un master analogico e un master digitale. Due master separati, perché è fondamentale il vinile realizzarlo, processarlo, lavorarlo partendo dal master analogico, il super audio CD o i file ad altissima risoluzione dal master digitale. Questo in casa Phonè avviene da sempre, ed è fondamentale che i due domini siano perfettamente rispettati. Master analogico per il vinile, master digitale ad alta risoluzione per i formati digitali. Il suono passa, diciamo, dal palco qui alla regia, sempre con cavi microfonici signor Ricci, e arriva a un miscelatore, quindi non un mixer come dicevo prima, ma un miscelatore per dosare la quantità di suono dei vari, diciamo, microfoni. Io sono allergico al mixer, perché il mixer, anche se di altissima qualità, ha delle caratteristiche e delle possibilità che, per quanto riguarda la mia lavorazione, la mia cultura di suono, non utilizzo, non servono. Mi riferisco ai sistemi di equalizzazione, compressori, espansori. Quindi il suono Phonè è un suono squisitamente lineare. Praticamente i microfoni catturano il suono, e il mio gioco è quello di mantenere la qualità costante, qualitativa del suono originale in tutti i passaggi, e quindi nel trasferimento, in questo caso il primo trasferimento al miscelatore, e dal miscelatore, dopo che sono stati dosati, ai sistemi di registrazione. Analogico, quindi a nastro. Ora io stavo riavvolgendo i nastri prima della registrazione, perché prima, quando i nastri sono a riposo, prima di metterli in registrazione, è sempre consigliabile girarli e farli prendere aria. Quindi queste sono due macchine, sono i famosi Ampex TR-102, che viaggiano alla velocità di 76 cm al secondo con nastri da mezzo pollice e due tracce. Quindi un fuori standard per dare quindi per avere la possibilità di magazzinare le maggiori informazioni possibili, in questo caso sul nastro. Quindi tutte le nuance di suono, gli armonici della musica, devono avere un grande contenitore, e i registratori a nastro con
una velocità di 76 cm al secondo con lastri da mezzo pollice, che sono il doppio dello standard, perché lo standard è 38 cm al secondo con lastri da un quarto. Ma in analogico la qualità è direttamente proporzionale ai parametri. Quindi se io mando un nastro al doppio di velocità e ho un nastro che ha un doppio di ampiezza, avrò un grande contenitore per contenere tutte le informazioni. Quindi il suono miscelato da me viene e si trasferisce a questi registratori. Perché due? Due perché questi nastri a questa velocità non durano molto. Pensate che questo nastro così grande dura solamente 20 minuti e chiaramente quando sta per terminare il primo nastro, io avendo già il secondo nastro, il secondo registratore pronto, posso partire senza far interrompere la musica e dare continuità alla registrazione. Altro suono va in dominio digitale. Dominio digitale che quindi dai misceratori è collegato, il suono passa a questi convertitori. Questi convertitori sono convertitori DSD, registrano anche in PCM a 196 kHz a 24 bit, ma io li utilizzo esclusivamente per la registrazione in DSD, cioè quella registrazione con la quale io posso realizzare i Super Audio CD. Questi convertitori furono realizzati intorno al 1998 dalla DCS, che è un'azienda specializzata in convertitori analogico-digitali, digitali-analogici, per il centro di ricerche della Philips di Eindhoven, dove io per 6 anni ho collaborato con ingegneri del centro di ricerche che lavoravano sul Super Audio CD. E questi convertitori abbinati a delle workstation, e in quegli anni li ho utilizzati, come dicevo, con i colleghi della Philips. Dopo 6 anni di utilizzo in Philips e nelle registrazioni che in quegli anni ho realizzato in Super Audio CD, la Philips ci ha tenuto a lasciarmeli proprio per dare continuità alla qualità digitale in DSD che aveva caratterizzato le prime registrazioni al mondo, perché con la Philips abbiamo realizzato le prime incisioni al mondo in DSD a partire dal 98 in poi. E quindi dal 2004 ho continuato fino ad oggi ad utilizzare questi sistemi, sia i convertitori e sia le workstation. Quindi doppio master analogico e digitale, doppio lavoro, quindi la fase di editing sul nastro viene fatta come è sempre stata fatta, tagliandolo e incollandolo, e l'editing, quindi il montaggio invece in digitale, viene fatto come nei sistemi chiaramente moderni, contemporanei, con i computer. Quindi tutto questo per ottenere un master finale che poi mi servirà o per il vinile o per il Super Audio CD e la musica liquida. Qui vedete ancora dei preamplificatori microfonici e alimentatori, condizionatori, che sono praticamente quelli relativi ad alcuni dei microfoni che vi ho fatto vedere prima. Per vostra curiosità, sempre pensati e progettati in casa Fonè, qui abbiamo un sistema per ascoltare multicuffia, sempre a valvole, e un sistema per un controllo della fase. Anche gli stadi di preamplificazione e i computer hanno dei condizionatori di rete specifici proprio per dare a questi sistemi la qualità, la corrente più pura possibile. Tutto questo per cercare di ottenere un suono naturale. Un suono naturale per farvi rivivere le emozioni che gli artisti trasmettono sul palco, e di riviverli nel nostro ambiente domestico con gli impianti di alta fedeltà.
Ecco, volevo fare una precisazione perché sicuramente molti appassionati che vedranno questi microfoni posizionati si chiederanno, come qualcuno ha scritto, per esempio durante la diretta che abbiamo fatto del concerto, come mai Giulio Cesare, che ha sempre utilizzato e continua a utilizzare tecniche bimicrofoniche, in questo caso ha usato molti microfoni. E quindi mi fa piacere fare una precisazione su questo. Io ho inciso centinaia di dischi con tecniche bimicrofoniche, quindi o una coppia o al massimo due coppie di microfoni. E in questo caso, voglio dire, sono quelli che voi vedete al di fuori, diciamo, del palco. Questa coppia di microfoni più centrale e l'altra che forse converrebbe, ecco, il microfono che è in questo caso alla mia estrema destra e alla mia estrema sinistra. Ecco, in questo caso, per questa incisione, ho voluto invece utilizzare oltre a due coppie di microfoni ad effetto di campo, ho voluto utilizzare anche, diciamo, dei singoli microfoni. Il mio concetto è sempre stato quello della fotografia sonora, nel senso che una coppia è una macchina fotografica, uno scatto, un'altra coppia, un altro scatto, insieme era la mia idea di suono. Ecco, in questo caso ho voluto fare, in un certo senso, mettere a fuoco, quindi fare qualche scatto in più e mettere a fuoco qualche particolarità, qualche piccolo dettaglio che naturalmente poi con il miscelatore ho dosato a mio gusto, per cercare di mettere maggiormente in risalto la ricchezza armonica dei vari strumenti. Ed ecco perché trovate appunto dei microfoni in prossimità del pianoforte o in questo caso abbastanza in prossimità della batteria e abbastanza in prossimità perché Scott Hamilton era in questa posizione. Questo per cercare di dare qualche piccolo dettaglio in più. Questo perché dal momento che le mie incisioni sono dei riferimenti, oltre per gli amanti della musica di tutto il mondo, ma anche per gli amanti del bel suono e dell'alta fedeltà, qualche piccolo dettaglio in più può servire per rendere ancora più efficaci certi, in questo caso l'interpretazione e il risultato sonoro finale, per rendere maggiormente a fuoco e quindi rivivere l'emozione che in questo caso la musica, i musicisti e la musica ti dà quando esprime, diciamo, si esprime sul palco. E tutto qua. Naturalmente può sembrare strano perché, per esempio, io ho inciso le sinfonie di Mahler solamente con due coppie di microfoni, quindi in totale erano quattro, e quindi è molto divertente che per un quartetto jazz ne abbia utilizzate, se non sbaglio, nove. Ma chi mi conosce sa che sono molto creativo.